per il lato economico, no, era una famiglia normale, diciamo. Mio padre era carabiniere, mia madre era sarta, nessuna conoscenza della musica, del canto. Ecco, sono venuto poi a Milano per fare fortuna all'estero. Senta, lei andava anche a vedere i film con Gigli, Schipa o altri attori dell'epoca? Non ne perdevo uno, perché c'erano quelle bellissime canzoni come Non ti scordare di me o Vivere. Non ti scordare di me cantato da Gigli, Vivere cantato da Schipa. Ecco, i miei beniamini allora. Che cosa ne pensava lei di questi filmati, questi film? Che... Qual era la sua impressione? Ma a me piacevano, come piacevano del resto alla gente, erano fatti molto bene, anche se il protagonista non sempre aveva l'allure, la parte, il fisico per fare l'amoroso, ma insomma era il canto che era seducente. Dei baci a te, più lieve un fiore, ti sento già smarrire in un sogno la bontà. È un desiderio ancor, ma gli occhi d'avvinto, agli occhi scende il cuor e la vita mi prende un ladro d'amore. Fai tu di me ma schiavo d'un sogno, sarò con te nel dirti pace sulla bocca sempre, t'amo, t'amo perché un ladro d'amore fai tu di me. Lei era tanto popolare, però ha fatto solamente un film, mi sembra Canta per me. Perché, ecco, perché è un'altra epoca, siamo entrati in un'altra epoca dove probabilmente i film musicali in Italia non andavano più. È un desiderio ancora, ma con gli occhi da vinto, dagli occhi scende il cuore e la vita mi prende un ladro d'amore. Fai tu di me ma schiavo d'un sogno, sarò con te e nel dire che abbace sulla bocca sempre. Io penso un gran bene, soprattutto nelle canzoni americane, perché era la sua lingua, mentre aveva dei problemi quando cantava in italiano. Poi aveva questo handicap del bere, purtroppo, per cui cercava di attingere energie attraverso l'alcol, e come si sa l'alcol poi distrugge, insomma.